Siamo tornati in studio per la seconda parte. Ricordo subito i contatti. Scriveteci via SMS o WhatsApp al 392 95 85 364. Avete visto la grafica, mi raccomando, scriveteci. Inizio subito da Amos che voleva salutare Conte, o meglio, in che modo? No, prima di salutarlo vorrei ringraziarlo. Dobbiamo riconoscere, come diceva Brighenti, che ha tirato fuori la Juventus, che era Messa ormai male, da due messa settimi male. posti. E poi ormai non credeva più nessuno. Scusatemi. Però ho visto la Juventus che stava pranzando, no? E ogni giocatore ha tirato fuori 10 euro. È stato un buon pranzo, ricco, Ah, ti rifai abbondante. alla battuta di Conte che con 10 No, euro non puoi mangiare in un ristorante effettivamente, da 100, se voi adesso sei vedete in un ristorante da 1000. su Twitter e su Facebook, vedete la Juventus a tavola, c'è qualcuno che ha in mano 10 euro, no? Cavalier Ma Brighenti, questa è una battuta spiritosa, siate qui amici scherza, però sportivi, intanto gliel'ha scherzi. buttata Conte che con 10 euro aveva detto che non si poteva mangiare in un ristorante da 100. Adesso addirittura la Juve è arrivata a 1000, magari arriverà anche a 10.000. È d'accordo È con. scaramantico Conte, e allora fa queste cose perché era abituato a farle quando Hai ragione, io ho fatto la giocatore, faceva battuta, queste No, vabbè, naturalmente cavolette. Amos sta scherzando. Lorenza, chiudiamo il capitolo Juventus, poi appunto parleremo di Europa League, a prescindere da come si concluderà la finale tra Barcellona e Juve. Si può davvero parlare di una squadra bianconera cambiata a livello mentale in Europa e che nei prossimi anni potrà competere per lottare, comunque per arrivare tra le prime quattro, che già sarebbe un buon risultato, secondo te? Sicuramente la Juve è cambiata e comunque crescerà ancora di più. Rispetto al paragone che avevamo fatto prima tra Inter e Del Juve, 2010, sì, sì. volevo dire che appunto la Juve ha avuto un processo di crescita molto molto importante, perché mentre l'Inter ha sempre comunque avuto una società importante e forte alle spalle, la società della Juve è nata da una grande squadra, quindi è il primo esempio in Italia nel quale da una grande squadra nasce una grande società, quindi questo è un importante elemento che influisce sulla crescita di questa squadra. Cavalier Brighenti? Guardi, è un problema per me risolto. Con un direttore sportivo come ha Marotta, che io ho avuto la Che fortuna. lei ha allenato, No, vero? lui era il mio collaboratore per 4 anni al Varese e abbiamo sfornato dal Varese i signori Bettega, Gentile e altri Cavalier giocatori Brighenti nella sua stanza aveva del Varese. Conte, No, è Marotta, vero, è tutti di vero. Ma fianco. voi non le sapete No, queste io le cose? so del Varese, ne so la Io storia il anche. Varese ho tirato fuori con Marotta vicino e Se... la bravura di Marotta mi ha aiutato molto perché abbiamo portato giocatori in nazionale dal Varese che nessuno ci sperava. Cavalier Brighenti. Adesso la Juventus creerà sempre una grande Creerà squadra, sempre una Juventus una ad Juventus alti di livelli. altissimo livello, non si può sbagliare. Amos, sei d'accordo? Juventus Sì, ad alti perché livelli anche nei prossimi è in anni? cerca di giovani, lui vuole ringiovanirla, Dybala, perché Cavani si se parla. deve durare nel tempo bisogna cambiare, perché ormai anche la difesa juventina c'è una bella età, Esatto, tra Buffon, quindi. Ma Barzagli e anche Chiellini. Pirlo a centrocampo, che Sì, ormai non esatto. riesce a tenere Quindi più di vedi che 60 minuti. stanno cercando un po' dappertutto. Io però mi auguro che cerchi anche dei talenti italiani, non Io solo Pogba stranieri. Bravo, Lo venderei. bravo, finalmente. Ma no, dei talenti italiani. Bravo. La Perché è polemica. proprio il gruppo italiano che tiene compatta questa squadra, eh. Io mi auguro che Marotta segua questo che per esempio nel Sassuolo c'è qualche giocatore che potrebbe. E tra l'altro Zaza potrebbe tornare Anche alla Juventus, Berardi. anche Berardi. Non vi offendete, Cavalier Brighenti e Lorenza, faccio concludere il capitolo Juventus ad Amos, cuore bianconero. Certamente, Puoi, giusto, giusto, hai 30 secondi per toglierti qualche sassolino, magari contro qualche gufo o giusto. No, qualcosa. io non voglio fare nomi, ma siccome io sono su Twitter e su Sui Facebook, social in generale. ho già risposto educatamente, tant'è vero che il gruppo Terza Stella Juventina mi ha tempestato di telefonate ieri sera e io ho risposto. Era evidente ed era importante che il treno per Berlino partisse da Torino. Questa è Ed è stata la mia partito Juventus che risposta. tra l'altro Che è fa anche partita rima. dalla Però B. sportivamente dico,
Speriamo che il prossimo anno il campionato italiano sia per tutti, non solo per la Juventus. Ma che vinca sempre la Juve, vuoi dire, alla fine? Sì, però deve vincerlo contro delle squadre che gli danno dei problemi. Mi avrai odiato in tanti casi. No, no. Quando battevo la parola la Juve, odio nel mio DNA. Brighetti. No, vabbè, ma odio sì, ma lui lo dice, so come dice. Ma però nel mio DNA la parola odio, guai. Piuttosto ti contesto come sportivo, ti controbatto, però ti dico sempre, vorrei un campionato italiano con delle squadre che mettano in difficoltà la Juventus. Ragazzi, ciò che oggi non c'è. Dobbiamo parlare di Europa League, lasciamo stare la Champions, complimenti alla Juventus che è arrivata in finale, ma qui dobbiamo conquistare anche una finale con il Napoli e con la Fiorentina. Partiamo dalla formazione di Rafa Benitez, 1-1 all'andata in casa contro Dnipro, si gioca in Ucraina. Dovrebbe essere il passaggio del Napoli tranquillo, il problema solo che sono nervosi per quello che è successo all'andata, credevano di aver già vinto la partita. L'arbitro ha dato un gol in fuorigioco clamoroso e ha creato dei Protte Pedarsi che in campo internazionale, parlo di dirigenziale, crea un gruppo di arbitri che si parlano tra di loro quando c'è di contro il Napoli. Bravo, ma non per essere contro in modo sfacciato, sì, ho capito. Ma in un modo che io mi auguro solo questo, perché se no il Napoli è superiore al Lorenza, Napoli ci credi alla finale? Napoli, guarda, io non sono tanto fiduciosa per stasera. Così cambiano canale subito. Diamo un po' di fiducia, Napoli passerà. Io lo spero vivamente, il problema è che non si sa in questo momento cosa farà Benitez e quindi diciamo che i calciatori stanno un po' incominciando a farsi i conti. Ecco. E come dicevo settimana scorsa, non era neanche giusto poi avere quell'incontro tra De Laurentiis e Benitez, che poi è stato appunto interlocutore, non è stato in vista del rinnovo. Sì, non è stato decisivo, diciamo. Non è stato decisivo, quindi non so. Le motivazioni... Secondo te, appunto, tu hai spiegato bene questa situazione di Benitez, anche Higuain, tante voci, può essere appunto un problema per la squadra? Cioè, certo, in questo è un momento problema. Decisivo? Certo, ma perché la società, la squadra in questo momento non ha tanti stimoli. E l'abbiamo visto anche a Parma settimana scorsa, vabbè che il Parma è una squadra molto molto motivata perché in questo momento i calciatori hanno anche bisogno un po' di crearsi una vetrina, i calciatori del Parma, però comunque i calciatori del Napoli non hanno motivazioni in questo momento e comunque chi è legato a Benitez o giocatori come Higuain, Callejon che sono abituati a giocare in grandi società, in grandi squadre con grandi società andranno via sicuramente, quindi questa sera sarà sicuramente un problema di mentalità e di stimoli, perché il Napoli veramente può arrivare a grandissimi risultati se è motivato, anche se con un organico al singolare non particolarmente forte, perché ricordiamo che il leader del nostro centrocampo è David Lopez e stasera magari cercherà Benitez di inserire Jorginho per aggiungere freschezza e un po' di verticalizzazione in più al centrocampo, però diciamo la situazione è questa. È appena arrivato un sms da Filippo di Roma che ci ha chiesto, secondo te Amos, se il Napoli dovesse uscire... Sempre secondo! No, secondo. Non fare battute adesso sul Napoli, dopo no, ci scrivono, ci insultano. No, ci vanno a fare Napoli questa sera, c'è ma poco ci mancherebbe da fare. Altro, anche Fiorentina. E anche Fiorentina. Anche secondo se è te, molto difficile. Secondo te, il Napoli, come ci ha chiesto il nostro amico, se dovesse uscire, è una stagione fallimentare? Si può parlare di un fallimento? Ma in parte sì, non determinante, proprio fallimento. Perché c'è ancora la possibilità il prossimo anno di restare in Europa League, no? Quindi però è una cosa che cui, come diceva lei... Con questa società non si arriva da no, come diceva parte. Lei prima, la persona più meno adatta a fare certe affermazioni è proprio il presidente De Laurentiis, che ha scompigliato uscite un a po', vuoto, esatto. Perché Benitez è un grande allenatore. Certo che Higuain, se non ha le coppe,
Vedo dubbioso il cavaliere Brighenti, no, ha fatto una faccia. Non un dovete parlare mai di Laurenti perché. Ma non! Ha fatto delle affermazioni. Sì, ma noi ringraziamo sempre della Laurentiis per quello che ha fatto. Ma non è che tutti intorno i cavaliere Brighenti, sì, Lorenzo. Sì, ma hai 10 anni in Napoli. Però dopo che arrivi in Champions con il Chelsea a fare una partita del genere, decidi comunque di avviare un processo di crescita. Ma quello, il problema è che aspetta. Un processo di crescita, non puoi basarti su. Allora, ogni anno parli, vinceremo lo scudetto, è la cantera, è il centro sportivo nuovo e poi non fai niente. Chiami un allenatore importante come Benitez e non lo contenti niente, cioè nel senso la campagna acquisti a metà, non è stata fatta. La campagna acquisti comunque lui ha avuto seconde linee per la maggior parte nella scorsa sessione estiva di campagna acquisti e appunto ci sono problemi in difesa e poi Benitez ha sempre dovuto adattare esterni di destra a sinistra, esterni di sinistra a destra, di Benitez ha sempre dovuto avere problemi del genere. Allora ho capito che una società conduzione familiare più o meno difendi Benitez. Sì. E comunque il lavoro della squadra mentre attacchi il presidente. Mentre Cavaliere Brighenti è il contrario. Il contrario. Benitez sapeva già che la squadra del Napoli aveva dei problemi. I problemi del Napoli erano tutti difensivi. I due difensori centrali e uno laterale. Non li ha risolti pur conoscendo tutta l'Europa, perché è un allenatore che conosce tutto. È andato a prendere dei centrocampisti che sono tutti doppioni. Perché Giorgino, perché bravissimi, deve ricambiarli ogni tanto. Però in difesa ci vedo fare degli errori banali in un modo che è incredibile. Sì, questo è vero. Questo succede quando non c'è alle spalle una società solida. Cioè non può... È praticamente una società a conduzione familiare con De Laurentiis presidente, la vicepresidentessa, la moglie, il figlio. Sì, cioè vorresti dire che Benitez è stato... Non hanno seguito i dettami di Benitez? No, allora Benitez è un allenatore di altissimi livelli, è venuto a Napoli pensando di avere un progetto sotto mano. Infatti i primi mesi di Benitez sono stati, abbiamo visto un Napoli scoppiettante e comunque tanto entusiasmo. Nel momento in cui si vede che Benitez aveva bisogno di curare tre fronti, la campagna acquisti, il rifare il centro sportivo e curare anche il settore giovanile, perché ragazzi nel settore giovanile ci sono i ragazzini che io sono andata a vedere alcuni elementi, i ragazzini non hanno neanche le casacchine, si allenano con numeri sballati rispetto a quelli con i quali giocano in campo. Beh, questo sì, cioè, veramente una società come il Napoli è sicuramente una disorganizzazione. Non è il massimo. Beh, voglio sentire anche l'opinione di Amos e poi dobbiamo parlare anche della Fiorentina. Finisco, a 30 secondi. Finisco, prego, prego. Ho avuto la fortuna di selezionare per i settori under 21 e giovanile 4 giocatori del Napoli, tutti difensori bravissimi, fratelli Ferrara e fratelli Cannavaro. Ha detto nulla. Noi i ragazzi li mandiamo tutti. Allora io vorrei dare risposta a tutti e due. Velocissimo, dobbiamo parlare. Molto bilanciata, lui in meno. Il problema dei presidenti, la prima cosa è sostenere la squadra e tenerla tranquilla e non creare quel clima che ti disturba. La differenza lo ha fatto il Milan attualmente. Vedi Berlusconi cosa nella sua non tranquillità come ha ridotto il Milan. Questo lo sta facendo De Laurentiis. Questi sono i sintomi dei presidenti ad alto livello. Capire che per vivere un clima sereno con una squadra che ti risponde a quello che tu impegni come quattrini, però devi stare tranquillo. Devo interrompervi, chiedo scusa a tutti i tifosi della Fiorentina, non abbiamo praticamente parlato della squadra viola, ce la farà? Riuscirà nella rimonta? Parto da Amos. È un'impresa molto, molto faticosa, ma sì o no? Visto che ha degli alti e bassi, io gli auguro di poter fare questo passo. Ok, possiamo fargli solo gli auguri. Facciamo gli auguri a Fiorentina? Sì, faccio anche gli auguri, è un'impresa molto difficile, il Siviglia ha degli inserimenti, giocatori molto veloci e quindi sarà una partita molto, molto... Cioè, difficile, diciamo che la rimonta è quasi impossibile. Bene, siamo giunti in chiusura, naturalmente auguri a Napoli e Fiorentina. Ringrazio i nostri ospiti, inizio da Amos Ancelotti, ciao Amos. Buona serata a tutti e grazie, ciao. Ciao Lorenza, ci sentiamo, Marco, ci vediamo nei prossimi giorni. Cavalier auguri Brighenti. Auguri a tutti, non solo a voi, ma anche alle squadre. Soprattutto direi. Ringrazio tutti voi per averci seguito in questa nostra trasmissione, ci rivediamo domani al solito orario, stesso canale, un saluto.
la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV.